Ciao, sono WiddytonTube e benvenuti a un nuovo video. Oggi ascoltiamo questo pedale, l'M Crunch di Fattoria Mendoza. Un pedale che, nella scala ideale del gain, viene a collocarsi tra overdrive e distorsore. Da un punto di vista sonoro, l'M Crunch si rifà alle chitarre degli anni 80, quindi suoni granitici, compressi, muscolosi. Il suono di questo pedale è un suono molto definito e molto organico a qualunque livello di gain non lo sentiamo. Da un punto di vista dei controlli abbiamo i tre classici controlli di volume, tono e gain, più un controllo aggiuntivo, la luce, che è un filtro passa alto, che in qualche modo ricorda la presenza degli amplificatori. Passiamo adesso al looper e conosciamo più da vicino. Vi faccio sentire alcune delle chitarre del brano di apertura, isolate dal mix, in modo da sentire meglio come agiscono i controlli. E siamo arrivati alla fine del video, che spero vi sia piaciuto. Se sì, fate like ed iscrivetevi a TonTube. Questo M Crunch, come tutti i pedali di Fattoria Mendoza, è realizzato con lo stato dell'arte della tecnologia. Parliamo di un laboratorio artigianale che costruisce pedali non solo per chitarristi, ma per musicisti di estrazione mondiale. Quindi non stiamo parlando di un principiante. Maurizio, che è il fondatore, è una persona assolutamente deliziosa e qualunque domanda voi possiate avere su questo o su altri pedali della sua produzione, sarà ben lieto di rispondervi e trovare, insomma, il pedale che fa più al caso vostro. Ritornando all'M Crunch, io mi sento di consigliarvelo per varie ragioni. Innanzitutto, abbiamo detto, un suono organico, un suono sempre definito e soprattutto abbiamo una grande versatilità. Questo pedale io l'ho usato sia per le chitarre delicate, crunchy, o anche semplicemente come boost, fino alle chitarre belle massicce hard rock. Quindi
La paletta sonora di questo pedale è veramente ampia. Se vi capita, provatelo, come tutti i pedali di Maurizio, fateci un giro come si dice, e sono sicuro che, che ve lo portate a casa. Noi ci vediamo presto, state attenti mi raccomando, abbiate cura di voi e buona musica.